Bentornati a Profager, ecco. Ai confini dell'ignoranza. Sì, abbiamo appena visto questo video molto interessante su come sono andati veramente i fatti quel giorno, quando è stata ritrovata la mummia di Tutankhamon, uno dei più grandi d'Egitto. Adesso cercheremo un pochino di raccontare la storia noi senza il video che abbiamo fatto, e per mostrarvi un po', secondo voi esiste la maledizione di Tutankhamon? Bene, adesso cercheremo di scoprirlo facendo una piccola parentesi. Quella volta, quando durante gli scavi c'erano delle persone che hanno partecipato. Ora leggeremo quelle persone. Lord Carnarvon. Howard Carter, che vabbè, lo scopritore. Questo non riesco a leggerlo. Alfred Lucas, Harry Barton, Arthur Hare Callender, Percy Hay Newberry, Alan Gardiner, James Breasted, Walter Hautner, Lindsay Woodhull e Richard Adamson. Bene. Questa era... Scusi, io leggo quello che non sapeva leggere. Arthur Crutenden Mays. E poi tutti gli altri che... Sì. Ebbene, tutta sta gente direte, ma non c'aveva niente meglio da fare. Comunque sì, erano tutta questa gente a guardare un corpo in decomposizione. Non so che succede da dire. Boh, ma non si sa. Comunque, tutta questa gente è morta dopo la spedizione, quindi adesso guardiamo un pochino. Lord Carnarvon, dopo la spedizione, è morto. Howard Carter, capo della spedizione, dopo tornato, è morto. Arthur Crutenden Mays, come cazzo è, collaboratore, è morto. Alfred Lucas, era un chimico, simpatico, l'ho conosciuto, è morto. Harry Barton, era un fotografo, è morto anche lui. Ha ingoiato la pellicola, è morto. Arthur R. Callender, ingegnere e disegnatore, pace all'anima sua, è morto. Percy Newberry, egittologo, è morto. Poi dove siamo? No, perché c'è una lunga lista di morti. Alan Gardner, egittologo, filologo. Se lo dice lui. Morto! Sì, he's died. Comunque. James Breasted, egittologo storico. È morto! Ci sono sentito cascare. Poi Walter Hauser, architetto, insieme al collega Lindsay Foothall, architetto, insieme a Richard Adamson, poliziotto, che passava di lì per caso, però ha visto la mummia, ognuno che la vede muore. Sono morti. Quindi non esiste una maledizione, perché come vedete non c'è alcuna spiegazione perché debba esistere una maledizione. Solo perché tutti sono morti, ma può capitare che tutti quelli che vedono una mummia muoiono. Non è che è una cosa così particolare. Capito? Perché c'è una cosa che non c'è. Voglio specificare, perché così. Oh. Avete capito? Deve far rap. No, perché è una cosa che bisognava dire. Perché è impossibile che esista una maledizione del genere. Anche io ieri sono andato a vedere la mummia, ma come potete vedere non mi è successo assolutamente niente. Oddio,